Alla domanda perché da sempre sono notable, la risposta di un vecchio marinaio, partigiano, prete, soprattutto uomo, rispondo: sono fiero e orgoglioso, vorrei sottolineare, di essere notaio, perché ho sentito arrivare un vento alla Val di Susa, un vento dagli anni 90, quando i cittadini e le cittadine sovrane, lo dice la Costituzione, lo dice la scienza, lo dice, sovrani si organizzano, approfondiscono per difendere la loro valle. Perché la valle deve rimanere a misura umana. E allora è la coscienza del popolo che a un certo momento si organizza sulle tradizioni della valle, tradizioni di lotte operaie, contadini, lotte poi partigiane in queste valle. La Chiesa stessa aveva una radice di un cattolicesimo evangelico, un cattolicesimo aperto, che guarda alla solidarietà, che guarda ai diritti di tutti. E allora che cosa c'è di più bello che difendere la madre terra? Per tutti, immagino per i credenti. Se i credenti dicono che Dio è padre e creatore, se io entro in una mostra e deturbo delle opere d'arte, vengo immediatamente carcerato e punito. Come mai c'è ancora dei gruppi, economia, mafiosi, compromessi, che si sentono autorizzati a depredare la terra, a traforare, a portare? Soprattutto un cammino di popolo, il popolo si verifica sempre con la scienza, sente i tecnici, allora tutto il lavoro del politecnico, degli esperti. Allora è possibile questa valle con due strade, con la ferrovia, con un fiume che passa in questa valle dove venivamo, io venivo tanti anni fa, dove veramente sembrava di entrare nell'anticamera, lo chiamo così, di un paradiso terrestre, sentire che arrivano degli avvoltoi, per chi? Per il fine del capitale, linee, Kiev, Parigi, e no, prima di tutto viene veramente il rispetto della grande madre natura. E quello che mi ha colpito è che il movimento della Val Susa poi, nelle nuove affermazioni, nelle nuove elaborazioni, nelle nuove, è un movimento non violento, non violento, cioè è il cuore del popolo. Ecco perché si trova la vecchia, il vecchio, il giovane, i ragazzi, i bambini, tutta una valle che veramente, io li definisco veramente ancora gli eredi dei valori della resistenza, una resistenza che si unisce e in quel momento emerge solamente un obiettivo prioritario, che è il bene comune. E il bene comune si difende partendo dalla difesa veramente dell'ambiente, del paesaggio, della terra, contro ogni inquinamento, e ogni inquinamento non solo atmosferico, ma inquinamento del capitale per i suoi scopi, per i suoi fini di egemonia e di oppressione. Quindi io quando incontro uno della Val Susa spontaneamente devo abbracciare, come altri movimenti, penso al Dalmolin, penso al padre Zanottelli per anni in campagna in difesa dell'acqua, quando è il popolo che è democrazia. La parola democrazia, i greci c'erano, democrazia, il potere del popolo. E allora qui emerge. E tanto è vero che la conferma c'è che chi, la classe mediocre, politica italiana, lo dico sempre a Gesù, caro Gesù, ma le guardi le leggi che fanno? Certamente potremo cambiare le leggi, chi cambierà questa classe politica mediocre? E quindi questa opposizione che avete da tutti i poteri che ci sono. E quindi una conferma che questo cammino veramente è a misura umana. È un cammino soprattutto, è qui che i giovani hanno bisogno di sperare, è un cammino che guarda al futuro. Quindi agire qui in Val di Susa, ho sentito che c'è un agire
è un, cioè, un pensare, un agire locale, ma non per secessioni o non per quali indipendentismi particolari, ma perché la valle è di tutti, per dire per l'Italia, ma è una valle di tutti, cioè è il pianeta stesso che risolve, che riscopre chiaramente i suoi valori. Quindi pensa quante motivazioni per, anzi vi invidio, cari Valsusini, di non abitare in questo momento, come io da ragazzo ho abitato tra le brigate partigiane, nei monti, vorrei essere, ecco, stavo per dire, un partigiano valsusino che adesso veramente continua a resistere. Cioè, la conferma che la resistenza, quando il popolo prende coscienza, la resistenza è ieri, oggi, e nella resistenza valsusina c'è già il domani, cioè il futuro. Soprattutto non potete illudere, perché ne hanno avute tante delusioni, soprattutto le future generazioni. Lascerete un messaggio, e tuttora è un messaggio veramente di liberazione, un messaggio di liberazione per tutti. Quindi un segno, un certo momento, che si può raggiungere la solidarietà, si può raggiungere soprattutto quello che è il bene comune per tutti.